Comincio con Mario. Una domanda che va bene. Andiamo a che va. Io sono curioso di conoscere le vostre squadre, perché abbiamo detto che fino adesso è importante che un presidente abbia una buona squadra per lavorare. Non ho visto 20 candidati consiglieri a parte i miei 10. Quindi se voi avete una squadra definita, avete una squadra mista o qualcosa del genere, sarebbe opportuno, perché così la gente, votando un presidente, sa quali sono le persone che gradirebbe avere intorno durante... Come dicevo prima, ho ricevuto un grande interesse, una grande spinta dalle persone che poi si sono portate a candidati del Consiglio del Comitato regionale. Queste persone hanno una territorialità abbastanza definita, ma cosa più importante, hanno espresso tutte delle capacità sul territorio non indifferenti. Per cui nella squadra con Mario Scribano c'è Michilo Bianco, c'è Rachele Reina, c'è Giuseppe Militello, c'è ancora, allora adesso aiutatemi perché così vado a braccio, c'è ancora l'ingegnere Mannino, sì, poi passiamo su Palermo, c'è il dottore Antonio Gonzole e c'è la signora Lara Corsetti e il signor Giuseppe Muscaglione. Volutamente non è una squadra completa, perché penso che nelle altre squadre, cioè guardando la panoramica dei consiglieri, ci sono tante altre professionalità importanti che avevano preso già degli impegni, per cui nel rispetto delle loro scelte non sono stati contattati in questa fase. Francesco. Allora, anche io ho pubblicato una ipotetica squadra dei consiglieri che ho precisato sarebbero quelli con i quali mi piacerebbe lavorare. Alcuni di questi nomi sono i medesimi di quelli che ha fatto Mario, e precisamente l'ingegnere Mannino, la Rachele Reina, Giuseppe Muscaglione, Antonio Console. A questi io ho aggiunto il dottore Salvatore Cambria, di cui devo riferire le scuse per non essere arrivato, ha avuto un contrattempo di lavoro, e Filippo Lamantia, che è qui con noi, l'avvocato Bocina, che rappresenta, come sapete, il mondo degli attacchi. Avrei voluto, perché devo dire che c'era una forte spinta della base in questo senso, annoverare tra i candidati anche Filippo Infantino. Purtroppo credo che nei confronti di Filippo Infantino sia stata consumata un'ingiustizia, perché la candidatura di Filippo Infantino non è stata accettata dalla federazione, perché gli è stato eccepito che in qualità di cavaliere proprietario non risultava rinnovata l'iscrizione del cavallo di cui risulta proprietario. Io non sono d'accordo con questa interpretazione, credo che lo statuto andasse interpretato in modo diverso, ma tant'è. Posso fare in anticipo le congratulazioni e gli auguri al signor Arezzo, visto che è rimasto l'unico candidato proprietario cavaliere. Per quanto riguarda i tecnici, ho aderito, ma già da epoca ante, devo dire, persino la candidatura di Mario, all'idea che a rappresentare i tecnici, che oggi sono un mondo di giovani, possa essere Giuseppe Militello. Allora, passiamo alla domanda di Mario. La prima domanda sempre rivolta a tutti e due gli altri candidati. No, io infatti pensavo che erano diverse, però va bene, ok, ci siamo in queste regole.
Io, come ben sapete, un po' fino alla nausea, sono stato un fautore della formazione, non solo dei quadri tecnici, perciò istruttori, chi vive veramente lo sport, il circolo è il motore di tutto questo nostro ambiente, perché diciamocelo chiaramente, senza istruttori non potremmo fare granché. Per cui è stato sempre un mio pallino il discorso di istruttore, della formazione, quanto più ampia possibile, perché nel fare i corsi, nel distribuire cultura equestre, sicuramente si va a potenziare e migliorare la base di partenza per quello che è un movimento sportivo importante come quello della Sicilia. Vorrei capire, siccome ho sentito delle affermazioni che non mi hanno fatto piacere, per esempio che non abbiamo grandi istruttori in regione, vorrei sapere quali sono i programmi degli altri due candidati riguardo questo settore, e non solo il settore dell'istruzione, ma anche la formazione dei dirigenti delle associazioni sportive. Perché penso che sia riduttivo fare un piccolo regolamento da applicare, secondo me bisogna lavorare sulle persone affinché conoscano e sappiano automaticamente aggiornarsi. Premetto che io non penso che in Sicilia non ci siano dei buoni istruttori, d'altra parte i risultati oggi lo dimostrano, perché i nostri ragazzi quando competono contro gli altri anche a livello internazionale, da children, da junior e anche young rider, hanno parecchia visibilità e parecchi risultati, quindi evidentemente hanno anche dei buoni istruttori oltre che dei buoni cavalli. Il problema nasce successivamente quando l'impegno agonistico diventa importante e noi purtroppo non riusciamo a star dietro agli avversari che godono di sicuramente di molte più risorse di noi, e quindi probabilmente avremmo bisogno più tempo per riuscire ad adeguare anche i nostri cavalli a quelli che sono i cavalli dei nostri avversari. Quindi io credo che la formazione, non penso che Mario negli anni passati come formatore abbia fatto un cattivo lavoro, non credo che sia questo il problema. E sono stati molti anche gli interventi di istruttori di altro livello che sono venuti qua in Sicilia a dare il loro contributo, organizzando stage di perfezionamento piuttosto che dei piccoli incontri. Quindi in questo senso penso che continueremo in questa maniera, si continueranno a fare corsi di formazione, verranno chiamati tecnici importanti a continuare a fare corsi di formazione e si darà la giusta visibilità a queste cose. Per quanto riguarda poi i quadri tecnici, la gente che si mette in gioco nell'organizzare i centri ippici per lo più sono amatori, quindi di volta in volta vanno guidate e seguite nella loro attività, perché non nascono come professionisti della gestione dello sport, sono degli amatori che si mettono a disposizione e quindi vanno guidati. Perfetto tempismo. Francesco, le tue domande. Devo rispondere prima, no? Devo rispondere. Allora, rispondo sul tema degli istruttori. Tema degli istruttori, sicuramente in Sicilia abbiamo delle eccellenze, facile fare il nome di Turiva Circa, uno per tutti, e credo che il problema non sia tanto l'impegno degli istruttori, ma credo che il problema sia più in alto. Ho detto e ripetuto, e questo è un problema che dalla Sicilia si può solo sollecitare come soluzione. Nel senso che credo che da parte della federazione debba essere impartito più chiaramente il tipo di equitazione che vogliamo fare, verso il quale vogliamo andare.
è perché ci sia nel più breve tempo possibile una uniformità tecnica che ha visto l'Italia maestra per tanti anni, ma troppi anni fa, oggi un po' confusa su questo tema tecnico. Quindi benvengano gli stage formativi a due condizioni: a condizione, ripeto, che dalla federazione parta una guida, un vademecum tecnico sull'equitazione che vogliamo fare, e conseguentemente che coloro ai quali sarà affidato da parte della federazione centrale il compito di diffondere questo verbo parlino tutti la stessa lingua. L'argomento sollevato da Mario a proposito della formazione, lui non ha parlato solo di quadri tecnici, ha parlato di dirigenti, lo trovo importantissimo. Trovo preoccupante che a sedere a questo tavolo siano persone che sono abbondantemente negli anta. Ma ancora più preoccupante il fatto che i ragazzi si mostrino disinteressati. Credo che sia un nostro precipuo dovere, nell'interesse dello sport, ma non solo dello sport, provare a muovere l'interesse dei ragazzi, perché se la classe dirigente non si rinnova, ci ritroveremo fra 8 anni su questo tavolo con almeno ultra sessantenni che aspirano alla carica di presidente. Mi piacerebbe non assistere a questo. Va bene, ora ti tocca per fare le domande. Mi tocca fare le domande. Allora, la prima la faccio uguale. È evidente a tutti, insomma, non è ignoto a nessuno, che i miei due competitor siedono a vario titolo nelle stanze del comitato regionale o tra gli impianti della Regione Sicilia da circa 20 anni. Mi chiedo e chiedo loro come possano pensano di avere e conquistare credibilità, visto che sono in federazione da 20 anni e visto che ci raccontano una federazione Ventura affidata alla loro eventuale gestione, che non sono stati evidentemente capaci di attuare nemmeno in parte fin qui. Tendo a precisare che io collaboro con la federazione da 20 anni a livello regionale, essendo prima come delegato tecnico e alle dipendenze dirette da Roma e successivamente coordinatore tecnico alle dirette dipendenze del comitato regionale. È vero, io sono sempre stato coinvolto in tutte le scelte e le decisioni del comitato regionale, ma sempre in modo propositivo, cioè non, pur essendo sempre presente in occasione della riunione del Consiglio, io non avevo né voto deliberativo né potevo decidere o determinare le scelte, le linee guida, diciamo, che potevano seguire il Comitato regionale. Tengo a precisare una cosa, si è molto cresciuto, l'ho detto prima, e quando si fanno delle azioni, si portano avanti dei progetti di crescita, è normale che nel fare ci sia qualcosa che non sia andata esattamente al posto giusto secondo le aspettative. Penso però che il movimento e l'interesse e il grande fermento che oggi c'è nella regione sia principalmente dettato dal lavoro che abbiamo fatto in questo lungo periodo, perché prima si seguivano solo ed esclusivamente gli ordini di scuderia, adesso ognuno ha una personalità, si è fatto un'idea, vuole dire la sua e finalmente c'è un confronto sano per quello che è la crescita della regione. Premetto che io credo che in questi ultimi 20 anni la federazione sia cresciuta moltissimo.
Io faccio parte della federazione da 16 anni, il primo quadriennio l'ho fatto con il barone Grimaldi e poi tre quadrienni con Francesco Matarazzo. E soprattutto il primo quadriennio Matarazzo è stato ricchissimo di novità, di entusiasmo, di rinnovamento. Il secondo quadriennio è stato a vario titolo un po' statico, diciamo, però moderatamente in avanti. L'ultimo quadriennio secondo me è stato assolutissimamente negativo, perché sono subentrati una serie di elementi, di fatti che hanno reso la federazione, l'attività della federazione non adeguata a quello che era richiesto. E questo è stato uno dei motivi che mi ha spinto in un secondo tempo a candidarmi in antitesi a Matarazzo. Quindi non rinnego l'appartenenza, in alcuni articoli sono stato dichiarato addirittura un fedele segretario, e fedele lo sono stato fino alla fine, fino a quando non mi sono più riconosciuto in determinate attività, diciamo, di gestione della federazione. Quindi penso che oltretutto mi siano state nel passato attribuite tante volte delle colpe non mie, che mi sono preso perché comunque ho le spalle abbastanza forti, ma penso anche di poter adesso dare un contributo e dimostrare che se potrei sicuramente fare di meglio e di più di quello che è stato fatto, sfruttando anche le esperienze che ho acquisito in questi anni. Allora, secondo giro di domande. Ho ascoltato in questi giorni le voci di tante persone che mi hanno chiesto a proposito di quello che riguardava le candidature delle persone, che si è parlato molto anche in occasione dei campionati regionali di un accordo elettorale che è stato sviluppato tra di voi. Allora, per sé io non trovo che sia scandaloso un eventuale accordo elettorale, perché rientra tra le cose che si possono fare tranquillamente. Ritengo che non sia corretto non presentarlo pubblicamente alle persone come tale. Da qualche giorno fa ho letto una lettera di Mario in cui dichiarava, perché era stato ipotizzato un accordo tra me e Macchiarella. Poi ultimamente è stato ipotizzato un accordo tra me e Mario. Allora io giuro che non ho accordi con nessuno. Voi siete nelle stesse condizioni? Mancava l'ultima coppia. Io i due minuti penso che siano abbondantissimi. Ho scritto e non detto quello che è la mia idea, la mia opinione, e sarà così fino al giorno delle elezioni.